Quest'oggi chiediamo al professor Rauso cosa ne pensa dei filler per il seno. Buongiorno, dottore, innanzitutto. È possibile aumentare il volume del seno con dei filler? No, assolutamente no. È una procedura assolutamente controindicata ed è anche frutto purtroppo di un'esperienza scientifica che si è avuta. Infatti, intorno al 2006-2004 furono introdotti i primi filler per aumentare il seno, era una base di acido ialuronico. Purtroppo però si è visto che questi filler davano dei risultati soddisfacenti inizialmente, ma questo acido ialuronico spesso dava delle calcificazioni che poi creava dei problemi di diagnosi differenziale con il carcinoma mammario. Quindi quali sono i rischi di un trattamento di filler alle mammelle? Essenzialmente non abbiamo dei rischi importanti. Il reale problema è appunto legato a questo difetto di diagnosi differenziale che abbiamo con il carcinoma mammario. Mi spiego meglio. Dopo l'introduzione di questi filler, parliamo del Macrolin, non è pubblicità perché questo filler non esiste più sul mercato, sono stati numerosi purtroppo i pazienti operati per queste calcificazioni dove si pensava che erano dei cancri. Invece poi dall'analisi istologica è venuto fuori che era nient'altro che acido ialuronico calcificato. Questo ci fa rendere conto che fondamentalmente la procedura non è valida, non perché non sia sicura al 100%, ma perché può far avere un cancro misconosciuto piuttosto che creare appunto poi la necessità di un approfondimento diagnostico anche chirurgico per capire quella calcificazione che si evidenzia nella mammella. E naturalmente tutto ciò crea semplicemente ansia e mancata sicurezza in questo trattamento. Come si possono risolvere le problematiche causate da questi filler? Se siamo certi che si tratta di un filler a base di acido ialuronico, basta infiltrare della ialuronidasi. E con molta sincerità non basta una sola seduta perché generalmente i filler a base di acido ialuronico utilizzati per la mammella erano dei filler macromolecolari e i filler macromolecolari hanno mostrato una certa resistenza alla ialuronidasi. Ad ogni modo però sessioni ripetute di ialuronidasi sono in grado di risolvere il problema.